terribile gaffe di Papa Francesco, la replica del Santo Padre. Papa Francesco, attraverso un portavoce della Santa Sede, ha cercato di placare le polemiche nate dall'uso del termine frociaggine durante un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, CEI. Il pontefice ha chiarito che non intendeva esprimersi in termini omofobi e ha ribadito che nella Chiesa c'è spazio per tutti. La controversia è esplosa dopo che il termine è stato riportato da Dagospia e confermato da diversi quotidiani. Questo ha portato il Papa a fare un mea culpa attraverso il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI, ha spiegato Bruni. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti. Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti. Il portavoce ha sottolineato che il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi. Il Papa rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine riferito da altri, ha aggiunto Bruni. Questo incidente ha mostrato l'impegno del Papa verso un'inclusione maggiore all'interno della Chiesa, cercando di garantire che ogni persona si senta accettata e rispettata. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.